Il Museo Revoltella è un'importante galleria d'arte moderna nata dallo sviluppo di un'istituzione fondata nel 1872 per volontà del barone Pasquale Revoltella, 1795-1869, che nel suo testamento dispose di lasciare alla città di Trieste il suo palazzo e la sua collezione d'arte. Assieme all'edificio e agli oggetti che conteneva, egli lasciò in eredità al museo una cospicua rendita che permise di aumentare di anno in anno il patrimonio e costituire in poco tempo una considerevole raccolta d'arte, in cui già alla fine dell'Ottocento figuravano celebri autori italiani come Hayez, Morelli, Favretto, Nono, Palizzi e Previati ed anche molti stranieri. A cavallo dei due secoli, grazie alle acquisizioni fatte alle biennali veneziane, le raccolte si arricchirono ulteriormente con opere di grande valore, come il celebre dipinto Signora del Cane, 1878, di De Nittis. Nel corso del Novecento il Museo Revoltella ha continuato a svilupparsi, diventando un'istituzione culturale sempre più prestigiosa e un importante riferimento per l'arte moderna e contemporanea. Non solo per l'arricchimento ulteriore della collezione, dove sono entrati quasi tutti i nomi più significativi del Novecento italiano, tra cui Casorati, Sironi, Carrà, Morandi, De Chirico, Manzù, Marini, Fontana e Burri, ma anche per le mostre che hanno dato rilevanti contributi scientifici alla conoscenza dell'arte degli ultimi due secoli. Thank you.
Nello stesso tempo, il museo si è ampliato acquisendo il vicino Palazzo Brunner, dove, attraverso una lunga opera di ristrutturazione, iniziata nel 1968 su progetto di Carlo Scarpa, interrottasi più volte e terminata nel 1991, sono stati ricavati nuovi spazi espositivi per la Galleria d'Arte Moderna. Oggi il museo occupa un vasto complesso edilizio, costituito da tre corpi che formano un intero isolato, delimitato dalla Piazza Venezia e dalle vie Diaz, Cadorna e San Giorgio. Thank you.